Buonasera Paolo Mieli, bentornato tra noi. Saccomo di tutti sul solito cupo e a Massimo Cacciari collegato con noi da Venezia. No, quello è il mio, quello è il mio. Questo è il mio, dell'altra parte. Ah, da Milano, vabbè. Così differente, dice, fondamentale. Però c'ha ragione, Milano non è Venezia. No, perché di solito è da Venezia, quindi c'ha un senso. No, mi sia no, sono sempre da Milano. Di solito è da Milano, vabbè, allora niente, ripresa subito a inizio trasmissione. Che dobbiamo fare? D'altra parte con Cacciari un po'... Dobbiamo mettere il conto, no? Che subito... Allora, intanto vi voglio chiedere subito, partiamo dalla... notizia dell'approvazione praticamente all'unanimità, nel senso che 14 no, del taglio dei parlamentari. Beh, significa qualcosa, ecco, questa unanimità. Significa qualcosa o c'è anche il rischio, come ha sottolineato più Europa di Emma Bonino, che fatto in questo modo sia solo poi alla fine un provvedimento demagogico? No. Che porterà danni più che benefici. Questo rischio lo segnalava anche il PD fino a due mesi fa, e quindi il rischio c'è, mi ricordo che quando fece il nuovo gruppo dirigente del PD, Luigi Zanda, una delle personalità più importanti, fece il suo debutto, la sua prima intervista, dicendo che il taglio dei parlamentari era qualcosa di abominevole e che loro mai avrebbero accettato. Poi adesso hanno accettato e di per sé il taglio dei parlamentari non è una cosa... Insomma, ci sono parlamenti che hanno più deputati, parlamenti che ne hanno di meno, non è una cosa così significativa. Scusami, perché c'è un microfono aperto qui, se lo potete per favore chiudere perché rientra tutto l'audio. Io posso parlare anche con due microfoni. No, tranquillo, tu guarda me. Ma sì, mi abbassano questa telecamera perché... Scusate, queste sono le cose che bisogna dire comunque in diretta perché poi danno molto fastidio allo spettatore. Ostacolano anche la nostra discussione. Se per favore potete abbassarlo, visto che è privo di operatore, quindi non c'è bisogno di tenerlo alto. Scusami, quindi di per sé non è una cosa fondamentale, se non che lo spirito con cui è fatto, lo spirito anticasta, antiparlamentare, così non è una bella cosa, anzi è una cosa orribile. Fatto con un impegno al quale io non so se bisogna credere fino in fondo o no, quello della riforma della legge è quello di riformare non solo la legge elettorale ma di fare tutti gli aggiustamenti per renderlo funzionale, anche questo sarebbe stato meglio farlo contestualmente, però saranno le polemiche dei giornali domani e non è questa la vera questione. La vera questione è che al patto di governo il Movimento 5 Stelle si è presentato con una questione che per lui ha un'alta valenza simbolica. Oggi i 5 Stelle erano in piazza festeggiando. Hanno dichiarato, adesso lo sentiremo. La domanda si può dire che questa è davvero quasi solo esclusivamente una loro vittoria alla quale si sono adeguati tutti ovvio, gli altri. È ovvio, è l'ultima grande vittoria perché poi non hanno altre cose così famose o così importanti da celebrare, però oggi per loro è una grande festa. Mi domando, ma perché il PD a quel patto di governo non si è presentato con una sua cosa di altrettanto importante come valenza simbolica, come poteva essere lo Ius Culture, sì, una cosa così, ottenendo in cambio di avere qualcosa di altrettanto evidente? Il PD non ha chiesto niente. Diciamo una scatola chiusa. No, non ci arrivano nulla. Cioè, sì, l'impegno a varare questa legge elettorale. Ma impegni? No, questa è una cosa che è accaduta nella giornata di sì, oggi. Sì, ma in un futuro. Sì, allora, appunto. Sentiamo Massimo Cacciari. E questa domanda che si fa a Paolo Mieli, se l'è fatta anche lei? Come mai il PD ha assecondato in tutto e per tutto quella che poi era una richiesta, insomma, a inizio legislatura che caratterizzava soprattutto il Movimento 5 Stelle? Di per sé la riduzione del numero di parlamentari era presente anche nelle ipotesi e nei tentativi di riforma di Renzi. Che novità è? Nessuna. Però il problema è che costituzionale diverso, non solo è quello che sto cercando di dire. La riduzione del numero di parlamentari di per sé poteva andare benissimo, ma all'interno di una riforma di sistema che toccasse il ruolo dei parlamentari, che toccasse il rapporto tra Parlamento legislativo ed esecutivo, cioè all'interno di una riforma di sistema. Adesso ha puramente una valenza demagogica, lancia un messaggio esiziale,
cioè che il lavoro del parlamentare è sostanzialmente è stato tutto impostato sulla riduzione di spesa, c'era il cartellone, un miliardo di risparmio, ma allora mandateli a casa tutti, invece di risparmiare un miliardo se ne risparmiano ma cinque. Ma li risparmiamo tutti quanti. Certamente, no? Chiudete il Parlamento, se il lavoro dei parlamentari viene valutato sulla base della spesa, mandiamoli a casa tutti, eleggiamo un consiglio d'amministrazione di pochi membri. Il partito che prende di più ha l'amministratore delegato e la facciamo finita, no? Con sta storia del Parlamento, superiamo la democrazia parlamentare che è nella logica culturale di queste forze politiche, mica soltanto dei 5 Stelle, è nella loro logica, è la logica che sta massacrando la democrazia liberale un po' in tutto il mondo. I parlamenti sono superflui, quindi c'è solo l'esecutivo è un consiglio d'amministrazione, bisogna eleggere il partito di maggioranza, è quello che ha il pacchetto maggiore di azioni, e si fa l'amministratore delegato, punto. Semplifichiamo tutto, chiudiamo i parlamenti e la facciamo finita. Quindi da questo punto di vista lei comunque, adesso vediamo anche un servizio, infatti dove i 5 Stelle chiaramente cantano vittoria perché sono stati loro a dettare la linea, anzi a metterla come condizione, sennò non sarebbe neanche nato questo esecutivo, che siamo così sicuri che comunque è stato un bene che nascesse, visto come stanno andando questi primi mesi. Cioè, io l'ho sempre detto, scritto. No, lei l'aveva salutato, tu l'avevi salutato con grande... No, con favore, con una bella accoglienza, però adesso sembra già un po' in crisi a distanza. L'ho salutato come il minore dei mali e pensavo fin dall'inizio. È ancora il minore dei mali? No, penso che se si fosse andate alle elezioni, visto che era possibile un'alleanza con i 5 Stelle, come si è visto che si faceva in 448, forse le elezioni sarebbero state competitive ed era meglio raccogliere quel risultato invece che con un'operazione di palazzo, con un voto legittimato dagli elettori. Volevo sentire Cacciari, ma se si fosse tornati a votare, secondo lei, professore, quel partito Italia Viva di Matteo Renzi sarebbe nato? No. Non ci sarebbe proprio stato, no, diciamo. non avrebbe avuto nessun margine di possibilità di riscuotere consensi elettorali. Ma infatti Renzi è stato il primo a non voler andare a votare, no? passando d'amblè da una posizione chi tocca i 5 Stelle muore a facciamo il governo con i 5 Stelle, proprio perché era l'ultimo a voler andare a votare. La posizione che adesso ha detto Mieli era piuttosto quella di Zingaretti, quella sarebbe stata l'ipotesi di Zingaretti, andare a votare, misurarsi nella prospettiva di poter poi formare un'intesa un po' più seriamente fondata con i 5 Stelle. Quella era l'ipotesi di Zingaretti, contro cui immediatamente si è schierato Renzi, no? Ecco, ma secondo lei quell'essersi schierato subito contro quest'ipotesi già prevedeva questo disegno? Sì, prevedeva il disegno di tenersi il suo pacchetto di maggioranza relativa all'interno dei gruppi parlamentari, di condizionare potentemente il governo Conte, il governo che si sarebbe formato con i 5 Stelle. È stata una strategia chiarissima, una tattica, perché parlare di strategie sotto questi chiari di luna è insomma esagerato, una tattica chiarissima. Ecco, ma questa tattica chiarissima, chiedo anche a Paolo Mieli, avrà successo? Diciamo personale, oltre che naturalmente quanto inciderà poi sulle sorti di questo esecutivo nato da io penso, da Lunesi forse. Io penso che Renzi prevedesse fin dall'inizio non Conte come Presidente del Consiglio, ma un segno di discontinuità più forte, magari anche di contrattare qualcosa di più. Però adesso penso che la legislatura durerà, adesso poi non può non durare dopo il taglio dei parlamentari, ma che il governo è a rischio, cioè che è possibile, ampiamente possibile, che questo governo cada e se ne faccia un altro con la stessa maggioranza, più condizionato dai nuovi equilibri, cioè alla costituzione del quale contribuiranno i 5 Stelle, Renzi, Zingaretti e non so chi sia il capo di LeU, ma Speranza, diciamo. Ecco, vabbè, ma che vuol dire con un nuovo Presidente del Consiglio, soprattutto? Con un nuovo diciamo che Renzi vuole eliminare, sembra di capire, è Giuseppe Conte. Secondo me, è una pura analisi, sì. Secondo me non solo Renzi,
Non solo Renzi. Chi altro? Anche Di Maio? Anche Di Maio. Vuole eliminare Conte, perché è diventato troppo ingombrante, troppo... Ma penso che a questo punto, facendo questo tipo di maggioranza, non si vede perché, siccome adesso Conte sta lì in rappresentanza dei 5 Stelle, non è come nel precedente governo che era fintamente in mezzo fra i 5 Stelle e la Lega, ma non vedo perché non possa essere Di Maio, chi per lui, Presidente del Consiglio, o una figura istituzionale con Di Maio come vice, qualcosa di combinato in quel modo, ma è un po' presto per fare questa analisi, però penso... Infatti Cacciari non mi sembra molto d'accordo. Ma io penso che Conte ballerà parecchio nelle prossime settimane. Professore, ballare balla sicuro, perché già si vede da questi giorni. Ballare balla di sicuro, ma non vedo l'utilità. Ma non vedo l'utilità che abbiano di cambiare Conte, per metterci chi poi? Chi sarebbe questa figura istituzionale? Ma comunque voglio dire, cambierebbe poco. Sostanzialmente la realtà è che questa intesa 5 Stelle PD, fortemente condizionata da Renzi, che l'ha voluta per primo all'interno del PD, è destinata a durare. Però poi ne discuterete dopo. I fondamentali di questo paese sono talmente a remengo, come dicono dalle mie parti, a Venezia e non a Milano, che se non ci mettono mano non è che vada a casa un governo o un altro, andiamo a casa tutti, perché nel 2020 il deficit splafonerà i 2.500 miliardi, cioè in 6 anni è aumentato di circa, in 7 anni aumenterà di circa 200 miliardi, con 2.500 miliardi e più di debito, va bene, con uno spread che continua a essere il doppio di quello di Spagna, continua oggi a essere il doppio di quello di Spagna e di Portogallo, e quello della Francia è al 30%, con fondamentali di questo genere il paese va a remengo, e la manovra che stanno discutendo non è neanche aspirina. Se non si convincono a mettere mano strutturalmente alla macchina amministrativa burocratica, a deministerializzare sto paese, a smetterla di spreco, ci sono almeno 100 miliardi che potrei indicarli uno a uno di spesa sprecati in questo paese, altro che i parlamentari 5 Stelle, smettetela di fare demagogia, ragionate! Ci sono 100 miliardi di spese sprecate in questo paese. Venite e vi faccio l'elenco. L'hanno fatto Cottarelli, l'hanno fatto... Esatto. Però il succo di tutto è che oggi sono tagliati i parlamentari. Però vorrei dire una cosa. A cosa servirebbe buttare giù questo governo? Lo dico da analista, io non me ne occupo di queste cose. Ma servirebbe a creare un momento, siccome le elezioni non ci si va più, in cui ci si siede e si fa un vero programma di governo, perché quello di quest'estate non era un programma di governo, quello di quest'estate era mettiamoci insieme, evitiamo le elezioni, quelli chiedevano il taglio dei parlamentari, diamo. E adesso secondo te c'è un vero programma di governo? No, adesso non c'è, e mi sembra che proprio siamo ben lontani. Assolutamente, domanda quanto mai, perché non c'è e secondo me non ci sarà, perché non verrà mai il giorno in cui potranno sedersi e contrattare come si fa negli altri paesi, come si è fatto in Germania. Solo, ripeto, la caduta del governo o una crisi di questo governo, magari per rimettere Conte, non lo so, non mi interessano le persone, ma solo se si mettono intorno a un tavolo e mi dicono cosa faremo, adesso passata la manovra, cosa faremo a gennaio, cosa faremo a febbraio, di cose chiare che io capisco e che tutti capiamo e misurabili, cioè che se entro marzo non hanno fatto quella cosa... In questo senso, io lo sostengo da tempo, duole dirlo, ma il contratto del precedente governo era più chiaro. Dava più assicurazioni. Beh, insomma, c'erano cose che... effettivamente non si riesce a sterilizzare l'IVA, che cosa bisogna fare. Ma quelle sono questioni... No, la sterilizzazione dell'IVA sono 23 miliardi dei 30 della manovra, 23 sono sterilizzazione dell'IVA, cioè la manovra su 7 miliardi, cioè niente. Appunto. Infatti, ma secondo lei, cioè, se non recuperi, se deve recuperare almeno 50 miliardi di spese sprecate, non c'è una virgola nel DEF rispetto a questo tema. Prima Mieli citava giustamente Contarelli. Un uomo del genere andava messo nel governo, io l'ho detto, un uomo del genere, ma dandogli veramente pieni poteri stavolta, non come quell'altra volta.
E può essere lui il Presidente però, del Consiglio. Però insomma non sembra che ci sia questo interesse da parte delle attuali forze politiche che compongono questa maggioranza, come dice il professore, a tirare fuori 50 miliardi spendenti. Hai perfettamente ragione, e oggi non solo non ci sono, ma non verrà mai il momento in cui questo tipo di energia verrà messo in campo, perché sarà sempre una cosa giorno per giorno. E questa è una prospettiva però che non è che ci rassicura molto. Ma per questo penso che ci sarà che una ci crisi sarà un'altra maggioranza, perché secondo te con un'altra maggioranza la stessa maggioranza un altro con Presidente un altro del Consiglio.